Allora, un saluto a tutti i nostri amici web ascoltatori di Liberi.tv e soprattutto nello specifico dello spazio Certi Diritti. Quest'oggi siamo in compagnia di Andrea Rubera, che è coordinatore del gruppo Nuova Proposta di Roma. Un saluto Andrea, ti salutiamo e Buonasera a tutti benvenuto. quanti, buonasera a tutti quanti e grazie di questa opportunità. Grazie a te di raccontarci un po' di tutto quello che concerne questa associazione che è Nuova Proposta Roma. Io partirei proprio da qua. Partiamo un po' col raccontare di cosa si occupa. Allora, innanzitutto Nuova Proposta si occupa di fede e omosessualità, quindi siamo un gruppo di omosessuali cristiani, donne, uomini, omosessuali e transessuali cristiani, che è presente a Roma da circa 22-23 anni. Il nostro tipo di lavoro è quello di fornire uno spazio che noi chiamiamo una locanda, proprio per lo spirito assolutamente libero di entrare, uscire, sostare, prendere un po' di aria o andarsene via subito, per tutte le persone che abbiano voglia di in qualche modo tentare fare un cammino, un percorso di conciliazione fra la loro fede e la loro omosessualità. Noi siamo convinti che non sia un ossimoro essere omosessuali e cristiani. Pensiamo che sia possibile essere omosessuali e cristiani non rinunciando a nessuna parte della propria vita, quindi affettività inclusa. E quindi offriamo, visto che in questo momento altre opportunità, le varie chiese non ne offrono, quindi offriamo da circa 20 anni, un luogo dove chi voglia possa fare questo tipo di percorso. Un altro tipo di lavoro abbastanza importante che facciamo è quello di proporci, anche se capirete quanto difficile sia, di proporci come interlocutori per tutto il mondo cristiano, cattolico in generale, quindi dalle comunità ai sacerdoti, per parlare di fede e omosessualità, soprattutto dell'accoglienza delle persone omosessuali, che come sappiamo spessissimo abbandonano anche il loro percorso di fede perché in realtà non si sentono accolti e non trovano un'accoglienza reale e concreta all'interno delle comunità da cui provengono. Ecco, un po' questo è il nostro gruppo. Poi siamo ovviamente parte di un network italiano. Come sapete, in Italia ci sono all'incirca una trentina di gruppi di omosessuali e transessuali cattolici o cristiani, che dir si voglia. Noi facciamo parte di questo network che è, diciamo che viene racchiuso sotto una definizione provvisoria al momento, Forum Italiano delle Persone Cristiane e Omosessuali e Transessuali, collegate ovviamente a un portale che immagino forse conoscerete, che è un portale che si chiama Certamente. jonada.org, che si occupa specificamente di tematiche di fede e omosessualità. E quindi eccoci qua. Tra l'altro io tramite proprio il sito Jonada posso dire che ho apprezzato molto il vostro lavoro perché magari capita che se si digita su Google fede, omosessualità o comunque cercare un riferimento. Jonada è il primo riferimento che viene nella ricerca e soprattutto poi si riesce a capire quello che fate materialmente. Io ti volevo domandare, come conciliare, diciamo, questa fede con l'omosessualità? Cioè, sicuramente rispetto a 20-30 anni fa le cose sono cambiate, si sono evoluti i costumi, ma si è evoluta anche la società. Per un ragazzo che si avvicina, le esperienze che voi, scoprite giorno per giorno, quali sono? Allora, guarda, io ti posso dire che c'è un gap generazionale molto forte, ma che le cose non siano necessariamente migliorate. Allora, tento di spiegarmi in maniera un po' più articolata. Allora, le persone che adesso hanno 60 anni, 50, anche quelle che hanno 40 anni come me, insomma, quindi tutte le persone che vengono, che sono state adolescenti in un periodo che va dagli anni 60 agli anni 80, hanno comunque vissuto e venivano dal mondo cattolico, dal mondo cristiano, hanno vissuto in maniera molto forte il tema dello stigma, quindi il sentirsi inadeguati, fuori posto, condannati. I messaggi che arrivavano erano o di condanna dell'omosessualità o quantomeno di totale assenza di dibattito sul tema dell'omosessualità. Questo cosa ha portato? Che ovviamente ciascuno di noi ha vissuto con
con gradi molto diversi, tentando di nascondere, di non esserlo, sperando di non esserlo, quindi in maniera molto problematica e conflittuale, essere cattolico e essere omosessuale, con ovviamente un sacco di sofferenza che vi potete immaginare, Sì, quindi immagino. anche anni sprecati, io lo dico adesso, ma anni sprecati a tentare di conciliare Reprimere? due cose, come? Di reprimere, Reprimere. anche di reprimere, anche di reprimere. In molti casi si è trattato anche di tentare di reprimere, quindi un percorso totalmente distorto da quello che è un percorso naturale di crescita e sviluppo di una persona, di un progetto di vita e di quant'altro. Quindi ecco, le persone che fanno parte in generale dei gruppi omosessuali cristiani che hanno quell'età, ovviamente parlo in generalizzazione perché ogni storia è una storia a sé, Certo. portano questo vissuto. I ventenni di oggi, che cosa succede? Vengono anche tra i nostri gruppi. Ovviamente loro vivono per fortuna di tutti, insomma, in un contesto che è leggermente, anzi non solo leggermente, leggermente più aperto decisamente, è disponibile a trattare il tema dell'omosessualità. Quindi l'omosessualità e, diciamo, in seconda battuta la transessualità, perché è un percorso ancora più complicato, portano con loro, hanno acquisito quantomeno un diritto di cittadinanza. Per cittadinanza io intendo dire un diritto di poter essere nominate. Quindi lo vedete anche voi nelle fiction, cominciano a apparire personaggi omosessuali non Sì. macchiettistici. Fino No, no, sì. agli anni 90 le uniche raffigurazioni dell'omosessualità erano macchiettistiche, però adesso nelle fiction compaiono coppie, single, omosessuali che hanno una loro dignità anche di racconto e di narrazione. Quindi sicuramente il contesto è più aperto. Però un ventenne cattolico fa anche molto prima a buttare il bambino con l'acqua sporca. Intendo dire che è talmente lampante il divario oggi fra quello che è la società, quantunque, stiamo parlando della società italiana, che non è la più aperta nell'ambito occidentale, ma è talmente ampio il divario tra la società italiana e quello che accade nelle comunità cattoliche, che un ventenne immediatamente fa l'equazione. Io sono stato fino ai miei 18 anni in parrocchia, ci sono stato bene, adesso ho capito di essere omosessuale, qui non ho spazio No, per rendere visibile, per poter parlare normalmente del fatto che mi sono innamorato di un altro ragazzo o nel caso di una, nel caso, sto parlando di una lesbica, di un'altra ragazza, e quindi si fa molto presto ad andarsene via. E questo lo vivo con un grande rammarico. Infatti noi, almeno come gruppo romano, stiamo cercando di fare, lo faremo il prossimo anno, un percorso specifico per i ventenni, quindi per i ragazzi, per i giovani, perché abbiamo capito che uno, i linguaggi e le problematiche sono abbastanza diverse, ma che in realtà è molto... È assolutamente doveroso dare il messaggio anche a queste persone che non necessariamente devono rinunciare alla loro fede, alla loro spiritualità, per il semplice fatto che in questo momento non si sentono accolti. anche perché Quindi, loro penso insomma. in quella fase della vita abbiano bisogno di una guida, un po' di non sentirsi discriminati, di sentire che comunque Dio gli è vicino, non anche se sono omosessuali, ma che fanno parte comunque di un disegno di Dio. Certo, assolutamente sì. Questo è il messaggio che noi cerchiamo di dare a tutti in generale. In particolare ai ventenni, stiamo cercando di impostare un programma che faccia, diciamo, insomma, che tratti tre diverse direttrici, perché ricordiamoci che l'amore di Dio è qualcosa di assolutamente gratuito, che alla fine noi capiamo che viene elargito in maniera assolutamente gratuita, ma per capirlo noi dobbiamo fare due passi indietro. Quindi prima incominciare ad amare noi stessi, poi accettare gli altri, amare gli altri solo allora, quando noi abbiamo messo in campo un'energia di scambio reciproco e di amore reciproco, riusciamo a capire che Dio ci ama
così come siamo, altrimenti spesso l'equivoco e lapsus che viene a tutti, io ce l'ho avuto, parlo della mia personale esperienza, per tantissimi anni, è che Dio in realtà era giudice e non padre, quindi io mi sentivo in qualche modo giudicato da Dio e non amato. Per conquistare la consapevolezza dell'amore di Dio mi ci è voluto tanto tempo e vorrei tanto che il tanto tempo che ci ho messo io fosse invece un battito di ciglio per un ventenne di oggi, insomma. Io Andrea ti volevo fare anche un'altra domanda perché so che proprio di recente tu sei stato a Londra in occasione del World Pride dove sei proprio intervenuto come relatore a una conferenza dove si parlava di fede e omosessualità. Ci vuoi raccontare di questa esperienza bellissima? Sì, allora è stata un'esperienza molto bella che in qualche modo, consentitemi una citazione del lavoro anche italiano, insomma, è stata frutto di un passaggio che abbiamo fatto l'anno scorso noi qui all'Europride. Consentimi di dire proprio due parole, nel senso, l'anno scorso per la Certo. prima volta all'interno di un Europride, come gruppi di cristiani omosessuali e transessuali italiani, abbiamo messo dentro il programma dell'Europride, il programma ufficiale, una serie di eventi su fede e omosessualità. Abbiamo invitato John McNeill, che è stato il primo teologo della liberazione delle persone omosessuali. Abbiamo presentato il documentario sulla sua vita, abbiamo organizzato una conferenza sull'accoglienza delle persone omosessuali, abbiamo allestito uno stand dentro il Pride Park dell'Europride in cui davamo informazioni su fede e omosessualità. E abbiamo fatto anche una cerimonia eucaristica conclusiva, ecumenica conclusiva alla fine del Pride e una preghiera all'interno del Pride Park stesso. E poi abbiamo sfilato tutti dietro lo striscione dello European Forum, che è l'associazione che raggruppa tutti i gruppi di omosessuali cristiani europei. Da questa esperienza, che è stata assolutamente inedita nel panorama europeo, è nato un network che si è rafforzato, un network fra i vari gruppi di tutti i paesi. Sono nate delle speciali collaborazioni, speciali amicizie che hanno portato anche a ricostituire questa esperienza nel World Pride. E quindi eccoci a Londra. A Londra è stato più che altro quello che è stato fatto l'anno scorso all'Europride, quindi sono state organizzate quattro cose: una conferenza che trattava, a differenza di quella italiana all'Europride, trattava in maniera molto più ampia il tema della si chiamava Faith, Beliefs and LGBT Rights, quindi fede, credo Credere, e diritti credo. delle persone omosessuali. E quindi non era soltanto relativa all'ambito cristiano, c'erano dei rappresentanti di omosessuali buddisti, omosessuali islamici, omosessuali induisti, omosessuali di varie confessioni cristiane, le chiese unitariste, la chiesa cattolica, ovviamente la chiesa anglicana, quindi c'era un panorama molto ricco che ha raffigurato, in cui diciamo io ho portato la voce dell'esperienza italiana un po' a nome di tutti i gruppi di omosessuali cristiani italiani, in cui in pratica abbiamo visto come il panorama sia in realtà estremamente variegato. Si va purtroppo dalle chiusure diciamo all'estremo più chiuso, dalle chiusure di alcuni gruppi fondamentalisti protestanti, per esempio alcune chiese evangeliche statunitensi oppure africane che sono quasi persecutrici, delle persone omosessuali. Ricordiamo quello che è successo in Uganda, ad esempio, in Sì, cui a seguito proprio del lavoro di queste chiese fondamentaliste protestanti si è scatenata una caccia all'omosessuale che spesso si è conclusa anche con l'uccisione. Ti ricordiamo lo scorso anno ed è David piccato di Kato, sulle. Sì, che a sì. causa anche di questo odio omofobo che è stato innescato, purtroppo è stato ucciso. E poi arriviamo fino all'estremo opposto delle chiese, alcune chiese cristiane nord-europee, tipo la luterana norvegese, l'unitarista, in cui in realtà c'è già un percorso molto evoluto, o la Metropolitan Community Church addirittura, in cui c'è un percorso molto evoluto di riconoscimento sia dell'omosessualità in quanto condizione naturale delle coppie omosessuali, benedizione delle unioni omosessuali, ordinazione delle persone omosessuali. Quindi in alcune chiese cristiane nord-europee i pastori sono ufficialmente e non nascosti
omosessuali, sono, si possono anche sposare, quindi sono pastori sposati e omosessuali. Fino al buddismo, che ovviamente non essendo una religione, forse non ha proprio nel suo DNA lo stigma derivanti da altre religioni monoteiste. Ovviamente arriviamo all'Islam, che è un po' diciamo, la punta di, in qualche modo, di chiusura, perché ovviamente sappiamo che spessissimo negli stati islamici l'omosessualità è addirittura Con la pena di morte. un reato che è punito con la pena di morte. Poi c'è il discorso che ho tentato un po' di rappresentare della situazione cattolica in Italia, chiaramente molto, in cui bisognerebbe aprire un capitolo, e non so se ne avremo il tempo. Tento di dire proprio due parole. In realtà è una situazione molto variegata, molto italiana, la situazione cattolica, in cui abbiamo la gerarchia. Cioè, Chiesa Cattolica, io amo definirla come un popolo che cammina, e la voglio vedere solo così. Cioè, questo è il mio unico modo di vedere la Chiesa, come un popolo che cammina insieme, di cui tutti facciamo parte. Non c'è nessuno che è escluso da questa cosa. In questo popolo c'è, da un lato, la gerarchia, che ha una posizione univoca al momento per gli omosessuali, che è quella di. Sì, come scritto poi nel Catechismo e nel documento dell'86 firmato dall'allora cardinale Ratzinger, l'omosessuale va accolto, ma deve essere casto, quindi non c'è spazio per nominare l'affettività omosessuale. A un omosessuale che non si senta vocato alla castità, che come sappiamo tutti essere una vocazione, un omosessuale che non si sente chiamato alla castità, in realtà non un'altra scelta che dover in teoria, che dover applicare su se stesso e sulla sua vita questo input. Quindi coppie omosessuali non sono previste, addirittura credo che non siano neanche, non gli si voglia neanche dare la consapevolezza dell'esistenza, che non si voglia neanche vedere che in realtà esistono le coppie omosessuali. Cancellarli un po'. Celarli, sì, sostanzialmente, perché sapete che il miglior modo per non affrontare un problema è non dargli un nome. Quindi dici: io questa cosa non la chiamo, quindi non esiste. Se una cosa non ha nome, non esiste. Il nome nella nostra cultura coincide con l'esistenza di una cosa. Se una cosa non è nominata, non esiste neanche, insomma. E quindi questa è la posizione della gerarchia. Poi c'è il mondo delle persone che formano la base. E in questo io ci metto sia dei religiosi, sia dei parroci, sia anche delle famiglie normali, che in realtà si stanno interrogando molto profondamente. Quindi c'è in realtà chi vive a contatto con la realtà, conosce persone, coppie omosessuali, si interroga in maniera molto profonda su come mai non si riesca ancora ad oggi ad avere una pastorale per le persone omosessuali e non si riesca a trovare un luogo, una collocazione per le coppie omosessuali. Una coppia omosessuale oggi, in linea teorica, a meno di casi sporadici, in parrocchia avrebbe qualche difficoltà, per esempio, a lavorare, a essere inserita in una vita di parrocchia normale, come tutti quanti abbiamo vissuto, come tante famiglie eterosessuali vivono. In questo senso, l'episodio che è successo con gli scout, con la Gesci, è assolutamente emblematico. Se volete, se abbiamo qualche minuto, ce ne parlo, perché credo che Come no, sia sì, puoi parlare tranquillamente, vai. abbastanza interessante. Gli scout, come sapete, sono gli scout della Gesci, quindi è l'associazione degli scout cattolici italiani, perché ce n'è un'altra di scout laici. Sono in realtà la frontiera della Chiesa, diciamo un po' più battagliera, che è stata storicamente sempre un po' più aperta, quindi un po' più inclusiva, più all'avanguardia, quindi più recettiva, più immediatamente recettiva dei segnali che provenivano dalla società civile. Ora, che cosa è successo? Ovviamente gli scout, noi ne abbiamo una testimonianza, perché tutti noi, come gruppo Nuova Proposta, ma anche altri gruppi italiani, sono chiamati spesso dagli scout a parlare di diversità e quindi di come accogliere la diversità. Quindi, da una richiesta venuta dalla base di trattare il tema dell'omosessualità e in qualche modo venire per la prima volta a contatto ufficialmente con questa tematica, ne è sortito un convegno che è avvenuto nel novembre dello scorso anno a Roma, destinato ai dirigenti dell'associazione, quindi a figure abbastanza alte. Quindi nessuno ha potuto partecipare e nessuno ha saputo di che cosa in realtà si è trattato. Poi, qualche tempo fa,
mi pare un mese fa, sono stati pubblicati gli atti di questo seminario e Repubblica ha acceso un po' un polverone pubblicando un articolo in cui diceva: ecco, pubblicate le nuove linee guida della GESCI sull'omosessualità. In realtà in maniera non correttissima, perché in realtà i contenuti di quel convegno non erano le nuove linee guida, ma erano gli interventi dei relatori, del primo di una serie di seminari che la GESCI intende fare. Però, insomma, voi vedete che andandosi a leggere gli atti di questo seminario, che si possono trovare sul sito della GESCI, si nota molto chiara la differenza fra gli interventi dei relatori, probabilmente molto orientati al messaggio che la gerarchia ha voluto dare, quindi uno scout, capo scout non dovrebbe essere gay, è meglio stare perché zitti. Tipo esempio agli scout più piccoli, cioè per quello sì, non possono essere dei formatori perché non possono essere delle guide idonee, quello è il messaggio. Da questi messaggi che sono stati dati in parte dai relatori, in realtà si contrappongono invece, si possono leggere sempre nei documenti ufficiali, I frutti dei gruppi di lavoro invece fatti da scout della base che hanno discusso su sessualità, in realtà ponendo un sacco di quesiti molto interessanti, cioè sul concetto di natura, ma cos'è la natura? Perché la natura è per ogni singola persona la sua natura, quindi parlando di accoglienza delle persone omosessuali, come facciamo noi come scout che abbiamo l'obiettivo dell'inclusione e parliamo di diversità per quanto riguarda l'handicappato, eccetera, il disabile, eccetera, eccetera, poi a non porci in eguale maniera nei confronti di un tema come lo vediamo. Quindi, appunto, credo che il tema della GESCI sia molto emblematico di quello che sta succedendo all'interno della Chiesa Cattolica in Italia, cioè da un lato una posizione un po' monolitica della gerarchia che secondo me sta cercando di trovare una posizione ma fatica a trovarla e quindi al momento ribadisce in maniera un po', come posso dire, un po' ossessiva quello che è contenuto nel catechismo. E Andrea, più, io volevo farti una... scusa, no, volevo farti una domanda che comunque è inerente a quello che stavi già dicendo, ovvero tu parlavi di natura, cioè, quando si parla di chiesa si tira in ballo sempre la questione del contro natura. Però se è qualcosa che è presente nella natura dovrebbe essere già di per sé giustificata. Allora perché, mi domando, non ci siano degli spunti positivi anche all'interno della stessa Bibbia per quanto riguarda le persone, l'amore omosessuale? O si parla solo di spunti negativi e quindi tiriamo in ballo il Levitico e altre cose? Guarda, il tirare in ballo il Levitico è qualcosa che se tu parli con qualunque esegeta affermato e titolato a definirsi esegeta, tirare avanti il Levitico soltanto in chiave letterale è qualcosa di puramente strumentale. Ormai lo fanno esclusivamente i gruppi fondamentalisti, cioè lo fanno quei mattacchioni di Pontifex e di Sidi Similar, o lo fanno queste sette fondamentaliste evangeliche in America. Perché noi sappiamo che il Levitico dice tutto e di più, cioè dice che è vero che c'è scritto che quello che c'è scritto sull'omosessualità dell'abominio, eccetera, ma c'è anche scritto che si può vendere la propria figlia come schiava, che si può che è abominio altrettanto quanto l'omosessualità dare soldi in prestito, e chiunque di noi oggi ha un conto corrente in una banca, quindi insomma noi sappiamo che, e quindi insomma leggere in chiave letterale ciò che non è fatto per essere letto in chiave letterale è qualcosa che può creare soltanto un grande caos. Quindi il tema dell'esegesi è un tema molto interessante, ma anche molto interessante, serio, e andrebbe approfondito in maniera adeguata. Quindi prendere brandelli del Levitico in questo senso credo che sia totalmente un qualcosa che si può fare solo se uno ha in mente di affrontare la cosa in chiave pretestuosa. Quindi io direi... chi lo fa in maniera prevenuta, lo fa soprattutto per aggredire, non tanto per costruire qualcosa. No, nessun esegeta. Io cito ad esempio Alberto Maggi, che secondo me nel panorama italiano un esegeta molto, veramente molto in gamba, qui sono
abbastanza devoto perché mi ha aperto veramente, mi ha aperto il terzo occhio, quindi, cioè, mi ha aperto una visuale sulla mia fede in maniera molto efficace. Lui ti dice che ogni cosa va inquadrata nel contesto in cui è stata scritta, seguendo gli usi e i costumi delle popolazioni a cui era rivolta. Quindi è ovvio che noi sul tema della natura noi ci scontriamo da una parte quello che c'è scritto nel Levitico, che era frutto a sua volta, se vogliamo andare a rintracciare il motivo del perché nel Levitico è scritto questo, dobbiamo inquadrarlo necessariamente con l'attitudine del popolo ebraico, che ricordiamo essere un popolo nomade, essere nato un popolo nomade, di vedere in maniera fobica il problema che non ci potesse essere progenie e discendenza. Quindi è ovvio che loro avevano molto a cuore la discendenza della specie. Quindi loro facevano di tutto, e per questo anche le parole specifiche che sono contenute nelle Levitiche a proposito dell'omosessualità, quindi era vista come qualcosa che distoglieva dalla procreazione, quindi distoglieva dal poter poter continuare la sua discendenza. Quindi è ovvio che tutto ha un perché, tutto va incastrato in un motivo specifico, anche storico, insomma. Un'altra domanda che mi piacerebbe porti, sai qual è? È quella sulla Chiesa, che è un po' come i partiti politici, diciamo, blocca la questione della famiglia, scindendola tra famiglia eterosessuale e famiglia omosessuale. Secondo te esiste questa distinzione o le famiglie di fatto, comunque le famiglie tra le persone, possono essere considerate una famiglia ugualmente? Ma allora, guarda, qui la cosa va. Allora, io ti dico subito la mia opinione personale, che così sgombriamo il campo. Io penso che la famiglia sia il luogo dove si sviluppa un progetto d'amore. Quindi, in questo senso, la famiglia, nella mia modesta opinione, valga quel che valga, è qualunque posto dove due persone, insomma, decidono di dedicare del tempo, degli anni della loro vita o tutta la vita alla cura l'un dell'altro, che è un patrimonio, a mio giudizio, dell'intera società. Cioè, nel senso, quando due persone decidono di prendersi cura l'uno dell'altro, deve essere considerato assolutamente patrimonio dell'intera società. Quindi, sgombrato il campo dalla mia opinione, poi dico che il tema andrebbe sciolto fra approccio civile e approccio religioso. Allora, sull'approccio religioso, ovvero sacramentale, io sinceramente non sono molto titolato a parlare, perché comunque non ho una conoscenza così approfondita del sacramento del matrimonio, dell'istituzione del sacramento del matrimonio cristiano, tale da dire se all'interno di questo si possa trovare spazio anche un matrimonio omosessuale. So per certo, questo l'ho scoperto leggendo un articolo recentemente, che sembrerebbe che, ma questo voglio approfondire, approfondirlo anche io, quindi insomma prendiamolo con il beneficio dell'inventario, che negli atti contenuti negli atti siano stati trovati in un archivio di San Giovanni in Laterano la testimonianza che fino a credo all'anno 1200 esistesse una forma di benedizione delle unioni omosessuali anche nella Chiesa cristiana. Quindi sembrerebbero usciti fuori degli atti da un archivio, ma voglio adesso approfondire meglio, che dicano anche questo. Quindi adesso sacramento del matrimonio o benedizione di altro tipo, come fanno ad esempio la Chiesa Valdese o le chiese luterane, penso che ci sia una modalità di riconoscere anche in chiave di comunità cattolica e cristiana il bene che due persone si vogliono a prescindere dal loro sesso. Per quanto riguarda il lato civile, allora io devo dire che secondo me la questione proprio non si pone. Cioè, a livello civile la società deve puramente fare la società, e quindi i parlamentari,
che rappresentano la società devono prendere atto che esistono delle persone dello stesso sesso che decidono di vivere insieme con dei criteri di affetto, modalità di coabitazione, modalità di gestione del proprio conto in banca, delle spese in comune, desiderio di vivere in comune, desiderio di acquistare la casa in comune, acquisto di una casa in comune, desiderio di essere sepolti anche insieme, perché apro una parentesi, ad oggi due persone omosessuali che vivessero 40 anni insieme e poi morissero, non potrebbero neanche essere sepolte nello stesso fornetto, come si dice in termini logici, perché le leggi cimiteriali impediscono di essere sepolti insieme a meno che non si sia parenti o coniugi. Quindi dico, esistono queste persone che hanno questa serie di aspirazioni, questa serie di desideri, e i parlamentari della società non devono fare altro che prenderne atto e cercare di regolamentare quello che ad oggi in Italia è un terribile vuoto legislativo. Siamo rimasti l'unico paese in Europa che non ha una regolamentazione, no, l'unico insieme alla Grecia, mi correggo, che ancora non ha regolamentazione per le unioni non solo omosessuali, ma per le unioni di fatto stabili. E dirò di più, nel senso, questa è una cosa che non tutti sanno, siamo l'unico paese che ancora non ha una legge che preveda un aggravante per i reati di tipo omofobico. Omofobico, Quindi sì. siamo un paese il cui Parlamento, che dovrebbe rappresentarci tutti, e questo lo dico con un grande rammarico, ha votato a proposito della legge contro l'omofobia che è stata presentata nel 2009 dall'onorevole Concia, ha Alla Concia, sì. votato per ben 2 volte, è stata rigettata, l'ultima volta con una pregiudiziale di incostituzionalità, in quanto, e questo è scritto negli atti parlamentari, andateveli a cercare, in quanto si definisce, non si può accettare questa legge contro l'omofobia, in quanto si viene riferita all'orientamento sessuale che include cose come la necrofilia, la zoofilia, la coprofilia, e pertanto include delle perversioni che pertanto sarebbero tutelate da questa legge, e quindi chiediamo di rigettarla. Ora, che l'omoaffettività, che l'affettività tra due persone negli atti del Parlamento italiano sia stata equiparata con un atto ufficiale alla necrofilia, alla zoofilia, alla coprofilia, io penso che sia, non so, qualcosa di incredibile, ma anche di estremamente angosciante, a mio giudizio, insomma. Andrea, io a questo punto purtroppo ti dico che il tempo è tiranno, perché 30 minuti, lo dicevamo, sono molto pochi. Anzi, io ti invito nuovamente in trasmissione perché voglio continuare questo discorso e sai Quando bene volete. che c'è tantissimo da dire. Vorrei però che tu ci dessi i riferimenti dell'associazione Nuova Proposta di Roma e come potervi contattare. Certo, allora noi siamo l'associazione Nuova Proposta, il nostro sito si chiama www.nuovaproposta.roma.it, Nuova Proposta Roma tutto attaccato. La nostra mail per chi volesse scriverci è info@nuovaproposta.roma.it, o comunque se non siete di Roma, perché immagino che questa trasmissione si veda nel Web. web e pertanto ovunque. Potete andare sul sito jonata.org, dove c'è il riferimento di qualunque gruppo esistente in tutta Italia che parli di fede e omosessualità, per cui Bergamo, Brescia, Palermo, Catania, insomma, ovunque c'è un Da nord a sud gruppo, siete da nord presenti. a sud c'è un gruppo vicino. Per cui Perfetto. fatevi vivi, perché secondo me l'aspetto della fede è un aspetto in cui ogni essere umano con cui ogni essere umano deve fare i conti, poi si può decidere di non averla, ma comunque è bene, è un percorso che va fatto, fa parte del proprio percorso di vita, va affrontata per poi decidere sì, fa per me oppure non fa per me, insomma. Benissimo, ringraziamo ancora Andrea Rubera del gruppo Nuova Proposta dell'Associazione Nuova Proposta di Roma e grazie ancora per il tempo che ci hai dedicato, Andrea. E ci rivediamo Grazie a presto, voi. questo è sicuro. Ok? Grazie. Grazie Regia a voi. Donato. Ciao, a presto. Grazie.